in queste condizioni in piena libertà, ho finito per occuparmi delle cose più curiose, una delle quali era l'importanza dell'acqua. No, non era neanche questa. Era l'invenzione di un sistema per distillare l'acqua di mare e avere acqua dolce. Questo quando eri ancora a Bologna, è emerso questo... Nel 53, sì, ero presto. In quel momento, incuriosito da una invenzione che avevo letto su una qualche rivista, mi sono messo a costruire di plastica, plessiglass con la colla, no? E dei piccoli distillatori. E siccome avevo forse già da allora una certa spregiudicatezza, ho cominciato a raccontarlo in giro. Allora improvvisamente sono diventato l'esperto di come tenere acqua dolce dal mare, come soddisfare la sete dei paesi poveri che non hanno acqua, eccetera. E così sono riuscito. Forse ce l'avevo già questa specie di spirito di pubblica relazione, a farmi pubblicare su degli articoletti così su questo. Questo è l'inizio di una parte cruciale di quello che poi hai fatto nella vita, cioè la divulgazione. Sì. No? Ecco, è interessante capire come nasce. Non era normale che un giovane docente pubblicasse fuori dai binari stretti? Solo non era normale, ma era altamente disdicente. La prima sortita del mio divertimento è stata la pubblicazione di 3 o 4 quadernucci che erano pubblicati dalla scuola editrice ed erano intitolati L'avventurosa storia della gomma, dello zucchero, di non so che altro. Ti dirò che non ho mai avuto il coraggio di confessarlo a Ciunza, ma in Picciusa l'ho detto dopo, quando eravamo più in confidenza, perché non si doveva fare queste divulgazioni, ne era bene. Anche se secondo me era proprio inconsciamente noi facevamo della narrazione nelle lezioni. Cioè, mentre chi insegna filologia germanica, io credo, deve seguire una certa traccia perché lo studente alla fin fine si è informato su questo, chi insegna merceologia libero, deve insegnare le merci, che cosa sono, come fanno, si può insegnare appunto le tradizioni sulle voci di Sorrento oppure si può insegnare le cose. Quindi mi immagino che, cerco di capire, che a te a un certo punto venne voglia di scrivere queste cose raccontandole in maniera un po' più popolare e fosti tu a proporle a qualcuno, cioè alla casa editrice o... Io un po', sai, sono un po' casi, perché uno legge un articoletto, dice mi fai quest'altro. Allora c'erano molto, non sto parlando del Corriere della Sera, ma sto parlando di Romagna Notte, insomma, no? Poi con Ciuso siamo rimasti in buoni rapporti, poi i rapporti si sono un po' raffreddanti. E lui era un anarchico. E quindi io ero un bastian contrario per tutte le cose. Quindi quando io ho cominciato a occuparmi di ambiente, eccetera, lui si è messo in testa che fossero ubi, eccetera, eccetera. Lui era, in quanto anarchico e liberal anarchico, era estremamente rispettoso. Però io ero cattolico e lui era un ateo convinto, ma non era neanche un ateo, non così indifferente. Cioè, poi a poco, quando è stato il concilio, eccetera, io ho cominciato a occuparmi di più. Non sono mai stato un bighino, ma insomma, ero cattolico e
cristiano, non lo so cosa fosse. Il concilio aveva rappresentato una svolta molto forte, poi l'ecologia, e anche questo erano cose che Chiusa non apprezzava, non capiva, ironizzava, eccetera. Poi c'è stato il periodo, erano gli anni della contestazione, eccetera. E io stavo dalla parte degli studenti perché era perfettamente giusto quello che chiedevano, siamo agli anni 67, 68, quindi. E lui invece era incrostato come barone, no? Mai con me, capisci? E mai con i suoi collaboratori, ma come principio, un principio di autorità, eccetera. E quindi poi per certi concorsi abbiamo avuto diversità d'opinioni. Io gli ho sempre voluto un gran bene. Lui qualche volta mi ha considerato mezzo traditore, eccetera. Ma io l'ho voluto bene e gli sono debitore, come hai capito. Cioè, di tutto quello, anche di queste diversità, per esempio anche quando mi occupavo dei distillatori solari, era un'assoluta pazzia, insomma, nessun assistente di buon gusto avrebbe fatto una cosa che non interessava niente, e lui però me l'ha sempre lasciata fare, mi ha dato qualche soldo per quello che occorreva per il laboratorio, se io mi sono occupato di ricerche che a lui non interessavano, mi ha sempre lasciato mano libera completamente.